Guaglio! Allora, com'è questo coso che stai bevendo? Fa schifissimo, eh? Vabbè, dai, cuore mio. Vabbè, hai capito, cuore mio, perché? Io ti ho scritto perché voglio che tu capisca che la prima cosa in assoluto è quello. Cioè, che ci dobbiamo riprendere fisicamente. È molto più semplice che noi veniamo lì da te e non che tu scenda qui, perché sennò alla fine, cuore mio, non abbiamo fatto niente, cioè abbiamo perso solo tempo. Invece così, cuore mio, tranquillo, non ti preoccupare, dobbiamo trovare la soluzione. Ma come esce qualche lavoretto, si dice a Bari, si dice agarbat, qualche lavoretto buono lo facciamo, così ci togliamo tutti i problemi. È molto più semplice venire noi lì e non tu qua, anche perché, cuore, cioè alla fine noi l'abbiamo testato, siamo stati mesi e mesi a San Giovanni, cioè alla fine sì, non è che voglio dire che non hanno fatto niente, cuore mio, assolutamente, però diciamo che mettiamola sotto questo punto di vista, la tipologia di lavoro per la cura che fanno lì dove sei è totalmente diversa da quella di San Giovanni. E poi abbiamo sempre constatato, anzi l'ho constatato io personalmente, il fatto comunque che mentre eri a San Giovanni anziché progredire regredivi, e non va bene questa cosa, quindi invece da quando stai lì, cioè non è passato forse un mese, però diciamo che comunque ci sentiamo molto 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 meglio, capito cuore? Quindi stai tranquillo, stai sereno, vedrai. Mo concentriamoci piuttosto, cuore mio, a trovare un lavoretto. Questa deve essere la nostra priorità, ovviamente sempre tenendo presente prima la situazione fisica nostra, assolutamente, non è che mo dobbiamo abbandonare la cura nostra fisica e ci dobbiamo mettere solo a lavorare, no. Diciamo che nei rimasugli di tempo ci dobbiamo dedicare al lavoro, perché nel momento in cui troviamo un bel lavoretto che possiamo farlo, ora io sono pronto, io già te l'ho detto, che io con te mi sento al sicuro al 100%, quindi qualsiasi cosa c'è da fare io la faccio, perché oltretutto è per un motivo nobile, cioè non è che qua dobbiamo andare a lavorare perché ci dobbiamo arricchire o chissà perché cos'altro, dobbiamo lavorare perché così sappiamo che possiamo affrontare le spese per noi, insomma, sempre tutto quello che riguarda noi, non è che capito cuore? Quindi mi raccomando, stati tranquillo, più che altro cuore, ti ho detto, dedicati a questa cosa, perché vedrai che come non appena esce, vedrai che sarà tutto risolto, non avremo più problemi, subito all'improvviso, che ne so, devi prenotare, tu prenoti già 15 giorni, poi vieni, prenoti già per la volta successiva, cioè, capito cuore mio? E diventa tutto più semplice. Ecco, questa è la nostra priorità, questa è la soluzione ideale affinché noi possiamo risolvere il tutto. Non serve a niente trasferirsi, perché alla fine andiamo a complicare solo di più le situazioni, invece noi le dobbiamo semplificare, perché così ci troviamo in un posto dove comunque lavorano alla grande, cioè ci sono i risultati, ci sono, cioè, capito cuore? Ci troviamo in una condizione ottimale per poter uscircene guariti e anche il prima possibile. E allora, quindi, quello che dobbiamo fare qual è? L'altra cosa, trovare la soluzione affinché noi possiamo venire. Basta, cuore mio, questo dobbiamo fare. Non ci iniziamo a fasciare la testa, no, ma io vengo, non serve a niente, cuore mio, non serve a niente. Perché così perdiamo di vista il nostro obiettivo, che è quello di guarire, di uscirne fuori. Capito, cuore?
Beh, mo mi raccomando, Corinì, capì? Vedi, tu continua a vedere, né, quando c'hai tempo, quando uscirà qualcosa, uscirà, Corinì. E anche se c'è da rischiare un po' di più, non ti preoccupare, cuore mio, devo rischiare. Non stai tranquillo. Con te al mio fianco, con te che mi dai le indicazioni, io mi sento proprio tranquillo al 100%. Va bene? Ma sto andando a prendere Giuseppe, era un po'. Non mi trovo un po' in orario e ho detto glielo faccio dalla macchina, ok? Ma ci sentiamo dopo. Va boh, fratelli? Ma dai, forza a trovare sto cazzo di lavoretto, dai. Lo so che stai vedendo sempre, cuore mio, eh. Forza, cuore. Ci sentiamo dopo. Ciao, cuore mio. Ciao. E ricordati che ti voglio un mondo di birra. Non scordarlo mai. Ciao, maestro. Ciao.